Il Consiglio ricorda le vittime di Parigi. Consumo del suolo, seduta straordinaria. Dibattito sul rendiconto finanziario. In apertura della seduta del 17 novembre, il Consiglio ha commemorato le vittime e i feriti degli attentati di Parigi. L'Assemblea, riunita in seduta straordinaria richiesta dalle minoranze, ha affrontato il tema del consumo del suolo. Nel pomeriggio il Consiglio ha discusso il rendiconto 2014, effettuato alcune nomine di competenza e votato diversi atti di indirizzo. In copertina. Anche il Consiglio regionale ha ricordato le vittime e i feriti degli attentati di Parigi. In apertura della seduta del 17 novembre ha osservato un minuto di silenzio richiesto dal presidente Mauro Laus, che in rappresentanza dell'Assemblea ha anche partecipato alla manifestazione organizzata in Piazza Castello a Torino. Lunedì 16 tutto il Consiglio alle ore 12 ha osservato un minuto di silenzio in contemporanea in tutta Italia. Su richiesta delle opposizioni e alla presenza di molti sindaci piemontesi, il 17 novembre si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio sulle ricadute del disegno di legge nazionale in discussione in Parlamento, che si pone l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo nel 2050. Ampio e articolato il dibattito. Il Consiglio ha discusso il 17 novembre il rendiconto 2014 della Regione, che sarà approvato in via definitiva nella prossima seduta. Il documento finanziario, sulla base del quale verrà definito il bilancio della Regione per il 2016, accoglie quanto stabilito nella sentenza di parifica della Corte dei Conti e recepisce il decreto legge Salva Regioni.